Brutto momento per Oriana Marzoli al GF VIP 7. Diversi telespettatori si sono riversati su Twitter per condannare una frase della GFina, per la quale è anche stata richiesta la squalifica immediata dal programma di Alfonso Signorini. Ma altri internauti, fan dell'influencer venezuelana, hanno invece fornito un'altra opinione basandosi su ciò che si è chiaramente udito in un video che sta circolando in rete da ore. Una situazione ambigua, che ha lasciato tutti increduli e abbastanza impotenti. Sarà la produzione ad analizzare tutto e ad assumere una decisione definitiva. Intanto, per Oriana Marzoli l'esperienza al GF VIP 7 si sta complicando più del previsto. Stanno arrivando questi attacchi dall'esterno del reality, e inoltre ha avuto pure un battibecco con Antonino Spinalvese. Quest'ultimo ha rifiutato di farle la tinta e non ha voluto spiegarla nemmeno a Milena Miconi. Anzi, ha precisato di aver avuto serie intenzioni di adire le vie legali e denunciare Oriana dopo quello che era Success in passato. Oriana Marzoli, fuori dal GF VIP 7, chiedono la squalifica. Il motivo? Ancora una volta una concorrente è finita nel mirino del web. Oriana Marzoli fuori dal GF VIP 7 è stata condannata da alcuni utenti, che l'hanno ritenuta colpevole di dichiarazioni forti. Ma altri invece dicono di non aver udito tutto questo ed effettivamente non è stato molto chiaro. Durante un dialogo avuto con Daniele Dal Moro, si è sentito da parte di lei in riferimento a Davide Donadei. Lui è il classico che a scuola, e poi ha parlato in silenzio, non completando nitidamente la frase. E c'è chi ha fatto una personale interpretazione. Essendosi nascosta grazie ad una coperta, non è stato semplice ascoltare la fine della sua frase. Dal Moro ha risposto: tu, ma cosa vuoi fare tu? Se avessi trovato me a scuola saresti stata spacciata. Avresti cambiato scuola e classe. Secondo l'utente Goddess che ha pubblicato il video, Oriana avrebbe esclamato: Davide è il classico che a scuola bullizzavi. Ed è partita la richiesta. La Lamborghini è stata squalificata per la stessa cosa. Pretendiamo provvedimenti. Poi la venezuelana avrebbe anche aggiunto le parole coatto e sfigato. Altri utenti hanno invece aggiunto in difesa di Oriana Marzoli: ma non si sente niente, purtroppo non basta per la squalifica. Ma come fate ad affermare qualcosa che non si sente? Esiste il reato di calunnia e diffamazione se non fosse vero. Ma come cavolo fate a capire quello?